Rosa Teruzzi, grazie mille per la tua disponibilità. Fra un attimo ci presenti la tua fioraia del Giambellino qui a Parolario, ma non è la prima volta qui, vero? No, perché Libera, la protagonista dei miei romanzi, che fa la fioraia detective, come hai detto tu, sua mamma Iole, che è un'insegnante di yoga piuttosto bisbetica ma anche anticonvenzionale, sua figlia Vittoria, sono le protagoniste dei miei romanzi gialli ormai da 3 stagioni, no? È la terza avventura, Non succede per amore, è la terza avventura di queste 3 donne che sono coadiuvate da un'altra donna, una giornalista con un dono speciale che si chiama Irene. Ci ricordavi chiacchierando un attimo fa che il primo libro non succede niente di truce, neanche nel secondo, però il secondo ha un'anima un po' più birichina, un po' più cattivella, direi. Questo terzo? E questo terzo è il libro della svolta per le mie protagoniste, cioè Libera, che è la fioraia e che nelle 2 precedenti indagini ha indagato appunto per risolvere i segreti della vita di altre donne, questa volta affronta il mistero che riguarda lei, cioè la morte violenta di suo marito, un poliziotto, e Libera a questo punto indaga per capire chi l'ha ucciso 22 anni prima. È un cold case ed è una verità che lei ha bisogno di trovare. La cosa che sempre mi appassiona di più dei tuoi romanzi è il rapporto fra queste 3 donne, che è un rapporto però assolutamente originale. Non abbiamo la classica nonnina con la crocchia bianca, né la classica nipote che non vede l'ora di tornare dalla nonna per riempirla di baci. Perché per me i personaggi dei libri che io amo come lettrice, perché io prima di tutto sono una lettrice, sono anticonvenzionali, cioè non sono dei cliché, per cui io non volevo rappresentare la solita persona anziana che si lamenta degli esami del sangue che non vanno bene, piuttosto che del governo, di quelle cose lì. Io volevo una donna libera. Iole è una donna libera che ha scelto liberamente la sua vita e non continua a lamentarsi. E volevo una donna giovane, Vittoria, che fosse, come molti ragazzi giovani, arrabbiata. E lei è arrabbiata perché non sa chi ha ucciso suo padre, e questo sarà un momento di svolta anche per lei. Io so, ultima domanda, che non ti piace, proprio per il lavoro che fai, non ti piace rifarti ai casi della cronaca vera, e che anzi nei tuoi romanzi c'è una delicatezza che purtroppo forse nella cronaca vera a volte non si trova. Perché io penso che rappresentare casi di cronaca nei romanzi, cioè non è la mia strada, diciamo. Io penso che ci siano colleghi che lo fanno e lo fanno anche bene, ma per quanto riguarda me, io preferisco che i miei personaggi siano di fantasia. Penso che devono avere la libertà di muoversi, di parlare e di scegliere, che non potrei dargli se fossero ispirati a delle persone vere, perché so, per averlo letto sui documenti che purtroppo mi passano per le mani per lavoro, quanta sofferenza ci sia nei casi di cronaca vera. Io preferisco inventare, preferisco che siano personaggi della fantasia. Grazie mille. Grazie a voi.